Salve gente, benvenuti in questo nuovo video e oggi proseguiremo la nostra avventura nel mondo di Twisted Steve. Sì, ho deciso proprio di portare avanti questa serie e viste le cose che stanno accadendo, direi che ne vale proprio la pena perché stiamo scoprendo cose incredibili mai viste prima e non solo. Abbiamo avvistato Twisted Steve, ci ha anche fatto fare una brutta fine, ma anche un'altra entità mai vista prima. Infatti, se non avete visto l'ultimo video, sì, abbiamo proprio avvistato un essere nuovo che probabilmente c'entra con Twisted Steve, ma non ci aspettavamo di trovarlo. Qualcuno mi ha anche detto che sembra una strana forma di Lunar, ma non credo c'entri Lunar in questo mondo. Quindi rimane anche questa cosa da scoprire, da approfondire. Vi ringrazio comunque per i tantissimi like per questa nuova serie, ma direi che adesso è giunto il momento di proseguire. Entriamo nel mondo e cercheremo di andare avanti e scoprire di più, sia riguardo Twisted Steve appunto, ma anche quest'altro essere. Vediamo di andare avanti. E comunque sì, eccoci qua dove ci siamo lasciati precisamente l'ultima volta, dopo che sono successe le cose incredibili con quella nuova entità. Quell'entità nuova infatti sembrava proprio aver distrutto, sciolto il villaggio. Poi non lo so perché ci siamo risvegliati qui, non so se abbiamo fatto una brutta fine o se è stato tutto un sogno, non lo sappiamo. Quindi una cosa che andremo a fare sicuramente a breve sarà proprio andare a cercare qualche informazione in più, tornare in quel villaggio, insomma, tornare proprio là e cercare di capire se effettivamente quelle cose sono successe realmente. Perché il dubbio c'è, non si capisce la realtà quale sia. Adesso è anche notte, spero che diventi anche giorno tra non molto perché, sapete, no? Vorrei riuscire, ecco, a fare un paio di cosettine magari col giorno, no? Poi avvicinarmi quel villaggio senza rischiare la vita qui fuori, perché sapete che nell'oscurità potrebbe esserci qualsiasi cosa, oltre a Twisted Steve, potrebbe anche esserci quell'essere nuovo. E boh, sembra essere legato a questi Steve, ma in realtà non sappiamo un bel niente riguardo. Ah, tra le altre cose, potremmo anche quasi quasi farci un piccone. Se non ricordo male, da queste parti, esatto, c'era un po' di legno. Quindi prendiamoci un po' di legno e direi di craftarci, appunto, un piccone, perché abbiamo trovato, come vedete, dei diamanti, tanti anche, quindi molto bene. E ah no, il piccone ce l'abbiamo già fatto il piccone. Cosa dobbiamo fare? La spada forse. Dobbiamo craftare qualcosa con i diamanti, non mi ricordo cosa, forse era la spada che dovevamo craftare, però vabbè, il piccone già ce l'abbiamo, quindi boh, facciamo così per ora, teniamoci semplicemente la spada. Poi con questi diamanti ne abbiamo ancora 12, vedremo cosa potremo fare. Oh mio Dio, che cavolo? Che cavolo c'è qua? Che ma queste cose non c'erano un attimo fa? Sembrano di essere dei piccoli totem di Herobrine. O sbaglio? Oddio, c'è anche Herobrine in questo mondo? Strano. Vediamo una... ma che cazzo? Ma è sparito tutto? Ma è sparito tutto? Che cavolo è successo? C'erano dei totem di Herobrine e anche una croce. Ed è sparito tutto? No, c'è qualcosa che non va qui. Ma che cavolo? Cioè, c'era un attimo fa. Era pieno di cose qua un attimo fa. E adesso non c'è più niente. Questo direi che è decisamente molto strano. Oh mio Dio, sentite, facciamo una cosa. Rientriamo nella casa e cerchiamo un attimo di capire che sta accadendo, perché non capisco. Non capisco che cavolo sta... Ma che cavolo? Ok, c'è un po' di corruzione qui, non si capisce. Ok, questo Steve è chiaramente corrotto, ci sono cose corrotte qua, ma questo non è normale. Cioè, se esco scompare tutto. Allora, facciamo così. Così non scompare niente, invece. Cioè, se usciamo dalla porta scompare tutto. Comunque sì, questi sono chiaramente dei totem di Herobrine, senza ombra di dubbio. Anche la croce è muschiosa, la pietra muschiosa. Possiamo fare un totem di Herobrine. Sì, possiamo proprio fare un totem di Herobrine con questi blocchi. Che sono anche là, che prima non c'erano. Ok, facciamo una raccolta di materiale. Possiamo evocare Herobrine. Non so se è una cosa saggia. Cioè, fino a un attimo fa non pensavo nemmeno di fare una cosa del genere. Però sapete, Steve e Herobrine non sono entità poi così diverse.
Almeno così sembra. Vediamo di raccogliere quindi questi blocchi e di fare un totem di irme, perché sembra essere una cosa necessaria. Poi vi devo dire anche altre cose, però finché facciamo questo vi ricordo il like, iscrivetevi se non volete perdere i prossimi episodi. E like ovviamente, però vediamoci questi blocchi quanti sono intanto. 4, 5, dovremmo trovarne 8 di blocchi di oro, per riuscire a fare il totem completo. Ci sono anche delle teste, quindi ok, molto bene. Vediamo se riusciamo a fare il totem. Cioè, credo che sia una cosa da fare questa, voglio dire. Cioè, altrimenti perché stiamo trovando queste cose? Strano però, mondo nettamente, cioè, decisamente corrotto. Cioè, eravamo entrati nella casa e era sparito tutto, ma che cavolo, non capisco. Non capisco proprio questa cosa. Ok, questo possiamo anche lasciarlo qua. E ne abbiamo altri 7, quindi sì, in teoria riusciamo a fare esattamente il totem di Irvine. Possiamo però, dobbiamo anzi, per forza di cose, distruggere la croce. E le torce ci sono di resto. Se no c'erano comunque anche nella casetta le torce, se non ricordo male, quindi poco importa. Però vediamo di sistemare tutto. Prendiamoci anche le torce che già ci sono. Facciamo così, tanto il totem di Irvine sappiamo perfettamente come si fa. L'abbiamo fatto tantissime volte un totem di Irvine, no? E si fa semplicemente in questo modo. Mettiamo solamente le teste e direi che il totem è praticamente completato ora. Ok. Bisognerebbe accenderlo. Se non si accende da solo entro breve, direi che dovremmo attivarlo noi. Non credo sia un problema, perché vabbè, penso che la gravel la potremo trovare, no? Non credo sia una cosa complicata. Un acciarino comunque qui forse nella casa potremo anche trovarlo. Questo non lo so, eh. Non mi ricordo. Effettivamente un acciarino non ce l'abbiamo. Vediamo qua in queste ceste di sotto, ma chest larga, no, nulla di utile qui. No, questi sono vuoti. Ok, strano questo, è decisamente strano comunque tutto quello che è successo. Vediamo se si attiva, altrimenti, vabbè, la grave la potremo trovare. Ferro. Ferro dovrebbe esserci il ferro, in teoria. Forse era di sopra il ferro, no, vabbè, c'è anche qua. Non abbiamo ferro in inventario, vabbè, portiamoci quindi un po' di ferro, ma facciamo anche così, già che ci siamo. Strano, decisamente strano questo. Però, boh. Irvine qui potrebbe anche essere alla fine, però è strano. Poi aver trovato questi oggetti, cioè il materiale del totem così facilmente, diciamo, e soprattutto qui nella casa, e poi sono sparite, cioè sono abbastanza confuso, sono abbastanza confuso. Comunque qui direi che non sta accadendo niente, quindi credo che convenga andare a cercare la gravel, farci un acciarino e attivare il totem, perché non so. Ok. Direi che si è attivato invece. Direi che si è attivato. Sembrava non attivarsi e invece... Invece sì. Oh mio Dio. Ok. Molto... Oh. Aspettate, c'è... Cavolo, avevo visto qualcosa brillare là. Non erano delle stelle. Non erano delle stelle, c'era qualcosa che brillava là. Non so se era Irvine. Non ho la minima idea. Oddio. Non ho la minima idea. Però comunque c'è Irvine. Ah, facciamo una cosa. Controlliamo un attimo di sopra prima di tutto. A parte che l'acciarino ora in realtà non ci serve più. No, l'acciarino ora non ci serve più. Direi di fare una cosa di questo tipo, allora. Proviamo a lasciare un cartello vicino al totem. Vediamo se ci risponde qualcuno. Tanto un cartello, voglio dire, lo possiamo fare tranquillamente così. E visto che comunque possiamo evocare Irvine, l'abbiamo evocato. Proviamo a chiedere se si può aiutare. Abbiamo praticamente fatto il suo rituale col totem, quello che abbiamo trovato. Dovrebbe essere nostro amico, più o meno. Non lo so, Proviamo a chiedere una cosa di questo tipo. Può aiutarci? Ecco, scritto in questo modo. Molto semplice. Puoi aiutarci? Per favore.
Perché c'è uno Steve, Twisted Steve, un po' malvagio, molto forte anche. Abbiamo proprio bisogno di aiuto di qualcuno, eh. Tra l'altro il tempo sta anche andando avanti, eh. Però se arriverà l'alba, a breve mi sa che la risposta non la potremo ottenere durante il giorno. Bisognerebbe cercare una croce magari nelle caverne, al buio, qualche canyon, no? Sì, perché siamo praticamente già all'alba, purtroppo. O anche un po' per fortuna, perché di solito di giorno le cose sono un pochino più tranquille, no? Lo sapete, lo sapete. Però dicevo, a parte questo, sì, strano quello che sta accadendo. Ci serve proprio aiuto per affrontare questo Steve stranissimo. E poi anche quell'essere non sembra essere così amichevole quell'essere, no? Che non sappiamo neanche chi sia. Potremmo chiedere a Irabre, magari lo sa. Non sarebbe una cattiva idea, però ormai mi sa che niente da fare qua, eh. Ormai è giorno. Quindi temo che una risposta, a meno che non ce la lascia ora, non la riceveremo, eh. Mi sa di no, mi sa di no. Vabbè. Sentite, facciamo una cosa di questo tipo. Organizziamoci un attimo, se dobbiamo prendere cose, abbiamo cose da raccogliere, ecco, cose di questo tipo. Dopodiché direi che torniamo al villaggio, perché dobbiamo ancora capire cosa è successo realmente al villaggio. Vi ricordate, no, che sembrava essere stato distrutto, sciolto come, corrotto tutto il villaggio? Ve lo ricordate giusto nello scorso episodio? E l'obiettivo sarebbe andare a controllare quella zona. Dato che dovevamo farlo già prima, so che sono successe un po' di cose qua. Comunque qua cartello, ok, adesso è l'alba già da un pochino, Da diversi secondi è giorno, è ufficialmente giorno, qua una scomparsa è giorno. Quindi se non è cambiato ora, temo che non cambierà, Almeno per ora, potrebbe cambiare la prossima notte. Quindi ricordiamoci la prossima notte di magari passare a controllare qui. Tanto alla fine la zona non è poi così lontana, se ci pensate. Eh no, non è così lontana. Quindi potremmo riuscire anche a fare questa cosa. Sperando ovviamente che non accadano cose più brutte. Cose da lasciare qua? Direi sì, lasciamo un po' di sabbia. Questo materiale, vabbè, teniamocelo qui. Direi che così può andare, giusto per essere organizzati un pochino meglio. Magari ditemi cosa dovevamo fare con i diamanti, perché io mi ricordo qualcosa dovevamo fare, però forse era effettivamente la spada? Potrebbe essere stata la spada, mi sa. Ah, vabbè, degli orsi. E questa zona più o meno la conosciamo, vagamente. Più o meno, più o meno. Niente, dai, direi che a questo punto l'unica cosa da fare è proprio andare di là, tornare indietro. La zona qui, voglio dire, ci sarebbe un deserto anche di là. Il bioma qui cambia. Potremmo magari pensare di controllare anche altre zone qui attorno, perché potrebbero esserci anche altre case. Così mi è stato detto, eh. E tra l'altro, un dubbio che mi è sorto, ecco. Sarebbe che, dato che questo era un mondo destinato a un server, non so se anche la prima fase, diciamo, nella costruzione delle case, nella costruzione del villaggio, c'erano più giocatori. Dovrei chiedere perché non vorrei che qualcuno, magari, oltre ad aver inserito un seed strano, avesse anche fatto un rituale per evocare questo Steve. Potrebbe essere? Non lo so, non lo so. Vediamo comunque, dai, siamo già quasi arrivati, non è lontano il villaggio, Dovrebbe essere da quelle parti, un po' più in là forse. Diciamo che questa distanza va anche bene. Diciamo che se dobbiamo fare questa strada di notte, ecco, assume tutta un'altra pericolosità. Però per il momento tutto sembra essere tranquillo, no? Di giorno, ecco là il villaggio. Molto bene, Dobbiamo prenderci comunque l'ossidiana. Più che diamanti, adesso sì, dobbiamo fare l'ossidiana per fare la base, mi ricordo. Vediamo un attimo come è messo il villaggio, però, perché l'obiettivo era proprio controllare questo. Anche se a prima vista, no, sembra essere intatto, Sì, in lontananza pensavo si fossero salvate le torri, magari. Però no, il villaggio è intatto, quindi che cavolo? Cos'è successo nello scorso episodio? È stata una visione, quindi? È stata una visione o c'è qualcosa che non torna? Come se ci fossero due dimensioni parallele, no? Vi ricordate cosa è successo prima nella casa? Pensateci un attimo, questa cosa potrebbe essere molto importante. Entrando nella casa dalla porta, il totem di Irobre non si vedeva, scompariva totalmente.
Poi uscivamo, no, non c'era più nulla. Però invece dall'interno le cose erano diverse. Cioè, sembra quasi una sorta di alterazione della realtà. Ne abbiamo già sentito parlare in altre serie. Qualcuno sicuramente sa di che cosa sto parlando, però strano, eh. Più che alterazione potrebbe essere una corruzione della realtà. Questo Steve veramente può corrompere qualsiasi cosa. Quindi magari il villaggio è stato corrotto, ma noi lo vediamo intatto. Come se ci fosse una dimensione parallela. O una dimensione corrotta dello Steve. O di quell'altro essere nuovo mai visto prima, che non conosciamo minimamente. Ci sono varie ipotesi, insomma. Ci sono veramente diverse ipotesi. Facciamo una cosa adesso. Andiamo a recuperare altra ossidiana, visto che andare di sotto non mi sembra il caso. Siamo precisamente a metà giornata. Cioè, ogni volta che guardo a che punto della giornata siamo, siamo sempre a metà giornata, eh. Quindi abbiamo 5 minuti per recuperare un altro po' di ossidiana. Ne abbiamo già 10, dai. 10 significa un portale, eh. Base con 10 blocchi mi sembra un po' improponibile. Però adesso cerchiamo di fare qualcosa. E tra l'altro non so nemmeno se ci sono altri blocchi di ossidiana qui. Vediamo un attimo se ci sono o li abbiamo presi tutti. Cavolo, mi sa che quasi, abbiamo presi quasi tutti, mi sa. Ce ne sono altri due, ok, e basta. Mi sa che ce ne sono solamente altri due, vabbè. Meglio di niente, però ne serviranno altri, per fare una base effettiva. Ci toccherà andare sicuramente in miniera di sotto. E quindi esporci a pericoli potenzialmente pericolosi, no? Decisamente pericolosi. Poi non so se esistono pericoli non pericolosi, non si chiamerebbero pericoli, giustamente. Però direi che qua c'è un bel po' di netherra che potrebbe servirci, però in realtà non ci serve nemmeno, no? Comunque, se nei commenti, se avete teorie, questa cosa è molto importante, ditemi, perché pensateci un attimo. E qua c'è della la netherrack, però niente di utile. E dicevo, cosa molto importante, ditemi nei commenti se avete qualche teoria, qualcosa, perché allora già c'è stata una corruzione, perché vedevamo delle cose che poi non c'erano, scomparivano, se uscivamo da casa non c'erano più, entravamo e c'erano. Cioè, delle cose che si potevano vedere solamente dall'interno della casa. Molto strano. E poi anche nello scorso episodio abbiamo avuto un'esperienza simile. Nel villaggio abbiamo visto chiaramente che si stava distruggendo, stava come sciogliendo, però in realtà ora il villaggio, lo vediamo, è perfettamente stabile, direi. Ecco. Quindi ditemi nei commenti se pensate, se avete qualche teoria, qualcosa, eh. Qua ce lo prendiamo intanto, che potremo farci le mele d'oro. Dato che abbiamo ancora qualche minutino prima che faccia buio, direi che potremmo dare un'occhiata a queste parti. Qualcuno mi ha detto che comunque la generazione del mondo così è normale. A me sembra veramente molto strana, eh. Questi blocchetti così lontani dalla terraferma, diciamo. Ce ne sono alcuni veramente molto lontani. Troppo, decisamente troppo lontani, eh. Adesso proviamo a dare un'occhiata, però. Questo è quello che penso io. Qui intanto c'è anche una grotta abbastanza inquietante, ma non mi sembra di vedere nulla all'interno, eh. Quanto manca il tramonto? Perché non manca moltissimo? E dovremo chiaramente tornare al villaggio, prima che diventi troppo buio. Ah, è vero, là c'è anche un villaggio che potremo controllare. Abbiamo veramente tante cose a fare qui. Spero che non vi dispiacciano gli episodi lunghi in questo seed, perché effettivamente di cose da fare, come vedete, ne abbiamo davvero tante, eh. Potrebbe anche azzardare una live. Potremmo fare così, se questo video raggiunge tantissimi like, potremmo veramente pensare di fare una live. Comunque sì, parlavo proprio di quei blocchi là, sono veramente troppo lontani, è strano, tutto molto strano qui. Quindi sì, comunque, vediamo quanti like ci saranno. E comunque sì, intendo proprio una live qui su YouTube, perché sapete, io faccio live quasi ogni sera. Sapete dove, nell'altro sito, no? Però quasi quasi, ogni tanto, vedremo. Comunque sì, ora sto tentando di tornare più in fretta possibile al villaggio, perché sapete, manca poco la notte, è meglio se stiamo là, anche giusto per vedere se ci sono cose strane, se accadono cose strane, no? Comunque dai, siamo praticamente arrivati, giusti appena in tempo, perché il tramonto sta proprio per iniziare ora, come vedete. Vabbè, la base, c'è la base, il villaggio è qui. Dobbiamo solamente indovinare l'ingresso, che arrivo sempre dalla parte sbagliata.
Però vabbè, dovrebbe essere semplicemente la parte opposta. Allora, la piantina fluttuante, ma va bene. Quindi direi che da questo momento in poi massima attenzione, perché dobbiamo tenere gli occhi aperti ancora una volta e tentiamo, se possibile, di non fare una brutta fine. Speriamo, perché un po' mi dispiacerebbe, perché stiamo iniziando ad avere un po' di equipaggiamento, non dico forte, però non vorrei perdere tutte queste cosettine. E comunque eccoci qua, ok. Diamo un'occhiatina, perché non si sa mai. Tra l'altro noto che qui in realtà i totem sono spariti. Ok, non è che quell'essere strano, no? Quegli occhi a croce, molto strano, tutto scuro, ecco. Abbia fatto, magari abbia utilizzato un suo potere per manipolare tutta quest'area, corrompere, ma togliendo anche la malvagità, l'oscurità dei totem, la corruzione di Twisted Steve. E forse quell'essere, diciamo che se gli diamo fastidio, come si sente minacciato, come forse è successo con noi che ci siamo avvicinati un po' troppo, attacca chiunque. Però forse quell'essere è contro lo Steve. Mr. Steve, dico. Potrebbe anche essere, eh? Avrebbe anche senso, se ci pensate. E comunque per ora tutto tranquillo, eh? Qui c'è anche la nostra, diciamo, casetta ufficiale qui del villaggio. Esattamente. Direi che ho lasciato qualcosa qua, nulla di che. Direi che è meglio anche chiudere questa porta, eh? Sarebbe il caso forse di metterla in ferro, no? Non che sia così complicata da rompere per quello Steve, però diciamo che potrebbe offrire una protezione leggermente più alta, no? Qui invece nulla di particolare. Forse abbiamo lasciato degli oggetti qua, non... Picca? Ma che cavolo? Che cavolo c'è qua? Oddio. Non credo sia... È Herobrine, ok, non credo sia lo Steve, infatti, eh. È Herobrine. Vabbè, se non fosse successo nulla, avremmo dovuto controllare la zona, quella dell'altra casa, no, il cartello. Però ci hai fatto vedere. Forse non vuole farci del male. Ma forse vuole parlare con noi, anche perché abbiamo... Oh. Abbiamo fatto un... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Questo non c'era un attimo fa. Sì, noi abbiamo aiutato, abbiamo facendogli un totem. Forse ha accettato la richiesta di aiuto. Ma guardate qua che sta accadendo. Forse voleva proprio avvertirci di questo. Che cavolo? Cosa cavolo è? Un mega totem con anche una spada. Sì, c'è anche una spada là. Oh mio Dio! Oh mio Dio, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, questo è brutto, eh! Questo è molto brutto! Si è attivato qualcosa qua! E c'è anche una spada! Che cavolo significa questo? Potrebbe essere la spada di Twisted Steve! Potrebbe essere, dobbiamo fare qualcosa! Non so se prendesse una buona idea, però forse dobbiamo tentare di rompere tutto questo! Non so se quei fulmini ha lasciati Irwin per tentare di rompere il totem. Se non ci riesce Irwin, voglio dire, noi cosa cavolo possiamo fare? Che spada strana comunque, eh. No, 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 cappero! Cavolo, cos'è successo? Oh mio Dio! Che sta accadendo qui? Che cavolo? Oh, ok, c'è Irwin, vediamo che cavolo stanno facendo. Forse vuole attaccare, eh. Forse vuoi attaccare. Sì, sì, lo attacca, lo attacca! Ok, Irwin lo sta attaccando. Che è successo? Dove cavolo? No, è qui! Cavolo! Vuole prendere la spada, mi sa! Vuole chiaramente! L'ha anche presa! L'ha anche presa! Oh mio Dio! Oh! No! Ok, lo sta attaccando, Irwin, lo sta attaccando!
posso io, vedi? Oh mio Dio! Oddio, oddio, oddio! No, l'ha fatto fuori! No! Cavolo, cavolo! Cavolo, avete visto? Irma ha tentato di... No! Irma ha tentato anche di attaccarlo, di spostarsi, di attaccarlo con i fulmini, ma direi che non ha minimamente funzionato. No, 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 è forte ora. È anche un'arma. Cavolo. Dobbiamo rigenerare, rigeneriamo con la carne. In teoria la carne potrebbe anche bastare. Il problema è che sa che ci troviamo qui. E siamo entrati in una casa abbastanza bruttina. Perché la porta è aperta qui, cavolo? Esperienza, perché esperienza? No, 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 no. No, no, no. Oh, cavolo. Non so dove sia comunque, eh. Non ho la minima idea dove sia. Se ci becca qui potrebbe essere veramente molto brutta la situazione. Perché si è spostato chiaramente. Ma non so dove. Attenzione che qua non si può saltare. Dovremmo chiudere un po' di porte anche per essere un pochino più nascosti, no? C'erano dei passi, c'erano dei passi. Ok. Forse se n'è andato, di solito quando succede sta cosa e non abbiamo più effetti, di solito significa che se n'è andato. Cioè, ma che cavolo è successo? Che cavolo è successo? Il tempo sta andando avanti, sì, il tempo sta andando avanti, quindi in teoria... In teoria, dovrebbe essersi andato. Ok, episodio un po' drammatico per Irwin, ma noi siamo vivi. Questa è la cosa principale che conta, eh. Vado, questa casa non è male, perché potremmo vedere l'ingresso e volendo, poi facendo un minimo di parkour, potremmo anche raggiungere l'area centrale del villaggio, eh. Oddio, guarda che totem assurdo però qua, eh. Ha ricevuto la spada. Non si è però manifestato l'altro essere nuovo. Quindi strano anche quello. Oddio, non lo so, eh. Tra poco comunque sarà l'alba. Dobbiamo comunque andare anche al totem di Irwin ora. Cavolo, un bel disastro questo. Direi di rimanere in questa casa e attendere l'alba, anche perché questa casa sembra essere un pochino più protetta. Visto che abbiamo anche questa zona sopraelevata e siamo un minimo lontani rispetto a quella casa che è adiacente a tutto questo casino, insomma, eh. Quindi sì, teniamoci questa, che forse è proprio meglio. Comunque siamo all'alba, eh. Siamo all'alba. Il cielo, guarda, sta già diventando più chiaro, quindi ottimo. E niente, con l'alba io vi ringrazio per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto questo episodio. Vi aspetto nei commenti, ovviamente. Vi ricordo il like e ci vediamo in un prossimo episodio. E ripartiremo proprio da qui. Se avete idee, ovviamente, ditemi nei commenti, perché... Avete visto com'è messa qua, com'è la situazione, insomma, come siamo messi complessivamente. Alla prossima, ciao.